Ma adesso basta, minchiate e buttiamoci nel gioco. Andrea non c'è perché si astiene stasera. Per il prezzo, beh, ragazzi, la console più economica di tutte è la Switch. Hypercharge, si vede? Si vede. Eghici qua, enter partita. Allora, aspetta che abbasso il volume, che è una roba allucinante. Dov'è audio? Pure uno schermo condiviso, tra l'altro. Va sì, detto, questo va si può giocare anche in due giocatori, ragazzi. Volume gioco, volume la musica. La couch coop. Diciamo 50% volume musica, 45%, tanto non serve un cazzo. Indietro. Allora, il gioco, schermo. Io non ho settato un cazzo, senza bordi, perché? No, bellissimo, fai a schermo intero. Ragazzi. Border Rash. Sei caduto personalizza. Ancora. È caduto ancora, però fai sta personalizza bene. Prima di invitarmi, fai vedere la personalizzazione ai ragazzi. Ma lo metto in 4K? No, mettiamo le 1440 che non si sa mai. Applica le modifiche. Olè, 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 olè. Capito. Mantieni, mantieni. Perché c'è la musica di Cierzo? Sto male. Fai vedere la personalizzazione ai ragazzi. Cos'è che devo... Ah, personalizza. Puoi farti il tuo pupazzo! Che stai aspettando? Okay, collezionali tutti! Praticamente puoi sceglierti la selezione di pupazzi, ovviamente adesso sono limitati, possiamo fare forze di difesa, guardate che meraviglia. Che spavento, ah parlano anche? Io voglio lo Street Shark qua. È lucina, Primal. I talk too much. I specie di tirannosauri, incredibile. Oppure la Valchirie. Porca troia, ma è proprio rappresentativo, ragazzi, capisci, capisci. Perché la donna si è evoluta. La donna si è evoluta e adesso ha le armi in mano. E poi abbiamo il... Move. Abbiamo lo spettro, che sarebbe una sorta di soldato, soldaten... non lo so. Lo super soldaten. È una sorta di super soldaten. Io non, tu che cosa fai, Andrea? Allora, gli elementi sono le skill, se vai sugli elementi. Io sto facendo il rettile. Il rettile, allora se tu fai il rettile io faccio come si chiama, il cavaliere. Testa, testa, ma è tutto molto, per adesso è tutto molto... Ah, puoi anche cambiare il nome del giocattolo, Harrier Wave Motor. Mezzo guscio, verde acido, facciamo verde vomito, dai. Guarda la testolina che si muove, perché è come se si montassero, meraviglia. La bubble head. Il packaging, abbiamo neon, Ironclad. Non è abbastanza anni 90. Io ramo, top bestemmia. Questa qua è la più bella, secondo me. Elementi. Gli elementi cos'è che sono? Mura difensiva. Le skill. Perché ci sono le skill in combattimento che poi possiamo utilizzare. Ti ricorda Fortnite per alcuni versi. Per alcuni versi sì, però in realtà è meglio. Poi abbiamo a nome. Modifica prefisso, modifica aggettivo, modifica nome, modifica reflusso, suffisso. Quello chiamato The Perplexity Motor Gear Girl. A me piace Sir Human Veteran, mi piace molto. Te lo lascio così. Io l'ho chiamato Brave, no, il mio che lo sto facendo casuale, Brave Bugman, vai, The Brave Bugman. Ma vai. In diorama cosa possiamo vedere? In diorama penso siano il passo da, tipo, passo da battaglia per vedere i progressi. I progressi. Ah, c'è una storia. Ma non c'è in italiano, Cristo, madonna. Who created a magical power source? A magical power source. Humans to keep their favorite childhood memories. È veramente Small Soldier. Vabbè, i giocattoli hanno preso vita. Sì, è Small Soldier, ragazzi. Ah, l'hypercore sarebbe il potere con la quale si animano, ma figo. Ho saltato. C'era Pinocchio. Cioè. Giocatore singolo online. Facciamo giocatore singolo. Guardate che sono ancora nel. Come si fa a saltare? Vuoi giocare il livello tutorial? Cosa facciamo? Facciamo il tutorial? O. Allora, io sono dentro. Tu stai laggando, no, non è che sei dentro. C'è uno schermo condiviso. Come sei a schermo condiviso? Che cazzo stai dicendo? Ok, faccio online. Vai, sono online. Tutorial, sì o no? Tutorial. Veloce. Vuoi farlo? Vabbè, facciamo sto cazzo di tutorial, dai. Facciamo il tutorial. The Missing Isle. E chi c'è qua? Ma che meraviglia, ragazzi. Siamo dentro un toy center. Ma che meraviglia. Sboxati, dentro la nostra confezione. Ma guarda. Ah, ma il tutorial è quello che hai fatto tu nella demo. Te lo ricordi? Sì. Certo. Minchia, il volume è esagerato. Aspetta che lo abbasso. Perché, ragazzi, perdonatemi, ma. Fammi abbassare un po' a 60 qui. Muoviti, guardati attorno. Possiamo volendo mettere la terza persona. Col tasto V possiamo fare il saluto alla nazione. Col tasto C, come potete vedere, possiamo cambiare visuale. Ma la terza persona com'è? Il tasto C. Aspettate un attimo, che c'è un altro problema. Il tasto C di terza persona, ovviamente. Tasto C di terza persona, ovviamente. Sì. Deve mettermi il V-Sync, campo VZIP, perché sennò vomito. Anche a me. Sincronizzazione verticale, eccola qui, attiva. Applica postazione. Yes. Bon, a posto.
double jump and vault. Abbiamo anche il, abbiamo il doppio salto e il volteggio. Per chi, Beh, come hai sparato, spara tutti arena. Per chi è, insomma, di quella. Io farei, farei notare che... le marche finte che sono comunque riconoscibilissime sugli scaffali. Power Race. Che sarebbero le Hot Wheels. Sì, intende, sì, Power Race intende Power Racer, non Power Race, ragazzi. Twitch ho sbagliato, non sono non familiarizzo con la lingua. Poi sarebbe le gara potente Power esatto, Race. Esatto, cioè, non pensate, ma... Gara potente. Press C to change camera. E che cazzo vuoi da me? Toh, va che meraviglia. È molto bella la terza persona, dai, sì. La cioè, ha un problema di cervicale anche il pupazzo, poi questa testa gira così per... Olè! Ma che bello. Ma come scoppiano, meraviglia. Si ricarica con R, classicissimo. E voi direte, vabbè, ma che cazzo c'ha di innovativo? Dov'è lo stronzo? Sono un incubo. Ho ucciso Pleb. Eh? Si chiama Pleb, si chiamano Pleb quelli arancioni. Ah, Pleb, sì, plebaglia. La plebaglia. Eccoci qua, eccoci qua. Vabbè, con questo si mira si spara. Bisogna comunque avere un attimino di accuracy nello sparare, ragazzi. Perché bisogna... un po' tipo alla Counter-Strike, ragazzi. Un FPS arena classicissimo. Gli ho sparato sulle palle. E quindi bisogna, ecco, appunto, cercare di collimare con l'arma. Anche se non c'è una vera e propria collimazione. Ma non è lì il forte del gioco. Il forte del gioco è ho sbagliato strada. Il forte del gioco, ragazzi, sarà poi quella che è la costruzione. In tempo reale. Perché ci vuole anche una strategia. Non sembra, ma ci vuole anche una strategia. A breve sì. Segui i crediti. Dove cazzo sono le monete? Qua, di qua, di qua, di qua. Vabbè, tutorial, ragazzi, giusto per farvi capire. Poi dopo, ovviamente, volendo, potremmo saltarlo perché io e Andrea l'abbiamo già giocato. Velocemente. Sì, infatti, mi hai letto nel pensiero. E questo è l'hypercore, quello che ha dato vita ai pupazzi. Esatto. A breve, però, vedrete delle chicche. Che riporta un po' il titolo. In alto abbiamo salute, scudo e energia, coperto dal maestro. Tutto quanto perché nella Audi. Impariamo come difendersi. Questo è il quartier generale. Noi dobbiamo tenere in vita i pupazzi. I nemici cercano di toglierci la vita. Quindi, cosa facciamo? Ci appiamo su sta cacca. Col tasto F costruiamo. Se mi fa costruire. Eccola qui, il tasto costruzione. E a quel punto scegliamo che cazzo, cosa cazzarola fare. Possiamo fare le trappole. Questa non l'ho mai vista. Tower defense. Abbiamo tre carte, vedete? Sono tre carte. Queste che sarebbero le granate ad acqua. Mettiamone una qua. C'è una Yu-Gi-Oh! Il fatto che ce l'abbia nel braccio, secondo te? Sì, possibile. E poi facciamo delle trincee, fare delle belle trincee qua dietro, così almeno siamo... Ma qui Lego, ma che meraviglia. Quei leghini. La plastica colorata che ci piace. La plastica che costa 600 euro. Poi ti fili qua dentro e aspetti la fine. Adesso voglio vedere cosa succede. Ma sono fatti di plastica questi cosi? Ma che figata. Poi l'effetto della plastica, la texture della plastica è fatta benissimo. È fatta benissimo, ma anche le animazioni. Io mi sono informato sugli sviluppatori, hanno proprio animato ogni pupazzo in modo tale che gli dasse quella cosa di plasticone, che è una figata della storia. Si muove tipo a scatti. Sì, sì. Allora, tu crepa. No, voglio vedere cosa succede se finiscono sulle trappole, perché queste trappole non le ho mai viste in azione, effettivamente. Per me, cadono. Questa qua è la bomba d'acqua, mentre questi qua sono... Aia, m'ha fatto male pure a me. Vediamo se come distruggono le barriere. Che fa? Bastardo! Appedate proprio. Appedate, come le mamme negli anni 90. Appedate, appedate. Ma posso andare in modalità costruzione durante la rappresaglia? No. Ovviamente, ragazzi, muori. Scendo online. Chi ce l'ha di voi, magari, su te. Gli ho dato un ceffone! A fangulo. Mi piace. Ricordo che Telegram è solo per abbonati. Ma si è tenuto la testa perché gli girava. Che figata. Allora, la batteria. Dammi la batteria. Tieni premuto e per ciapparla. La si mette qua dentro per potenziare la bomba d'acqua. Per potenziare l'hypercharge, potenziarlo. E poi volendo noi possiamo sistemare qua, giusto? Ma possiamo costruire delle protezioni sopra le... Cioè possiamo ampliare i muri? Secondo me più avanti ci sarà magari una skill più avanzata che ti fa fare il muro vero e proprio.
Cos'è quello? Ah, e la abbiamo trovato la torretta, costa 350. Vabbè, la piazzo su. Arm yourself with the machine gun and the stock attachment next to the hypercore. E poi abbiamo qua questi che, serve la che servono per potenziare. Tieni premuto per raccogliere mitragliatrice. Prendi la pistola a sto giro. E poi il calcio. Dov'è la pistola? Me la scusi. Il calcio quello là. Sembrava la pistolina. Scusa, invece era semplicemente. Sono potentissimo. Una modifica all'arma. Incredibile, incredibile. E qua? Ho sparato per errore, allucinante. E beh, ragazzi, meglio di niente, direi. Però l'arma non spara più, non è più capace. No, più che altro io vorrei capire se le modalità sono solo ondate, tipo in cooperativa. No, c'è anche l'online, c'è il PvP tra i giocatori, mi sa che ognuno avrà il suo... Tipo, secondo me c'è più modalità, tipo salva tipo se Tower Defense. Ah, ragazzi, ditemi com'è l'audio, perché non so se sentite Andrea mentre sparo, francamente. Che se è abbasso il volume. E... no, per me Andrea deve esserci una... Ecco il Beyblade, guarda il Beyblade, guarda il... Porca puttana, guarda il Beyblade, che meraviglia! Guarda! Oh, bastardo! No, vabbè, ma è allucinato. Allucinante. Ragazzi, lasciate perdere, per favore, don't feed the troll, ecco, volato fuori. Quando ragazzi entra sta gente, non calcolatela, perché sennò la chat peggiora. Che è successo? No, niente, è entrato un trollino, la bambina. No, poverino. Sono in spesa protetta, ragazzi. Perché? Perché? In quanto inferiorità numerica. Volevo divertirmi, Dax, però lo sai benissimo come me che poi dopo monopolizza l'attenzione, la cosa diventa un disastro e va a finire che ci rovina la live, quindi lasciamo perdere. Vabbè, io il mio quartier generale l'ho fatto, quello che dovevo fare l'ho fatto. Boh, torretta anche qua. Ma se volessi potenziare... Come cazzo si fa a potenziare? Space per volare. Arriverà anche il terzo, Dax. Ricorda, non tutte le battaglie si vincono combattendo. Guarda il campo di battaglia devastato, guarda comunque, la plastica. Io comunque ti sto aspettando. Ah, tu hai già fatto, Andrea? Certo. Incredibile. Adesso dobbiamo fare... se vorrei... Che faccio? Stoppo qua, Andrea? Esci dal tutorial, giochiamo. Ok. Là. Allora, gioca. Host online, trova partita, join friend. Allora io direi host online. No, facciamo host online. Possiamo fare il versus o la cooperativa. Proteggi gli hypercore, quindi questa modalità mi attira, eh. Aspetta, questa qui è la modalità proteggi gli hypercore, quindi quella è quella che abbiamo appena fatto adesso. Sì, costruisci difese, raccogli risorse. Arriva neanche i boss, ho visto nei trailer. Vediamo, raccogli risorse ed esplora il mondo di Hypercharge. Fai squadra con i tuoi amici per completare le difficoltà maggiori con più nemici. Proviamo. Nemicil. Cioè, si è scritto, vabbè. E poi il deathmatch. Combatti contro gli altri giocatori in questa modalità player versus player. Gioca in squadra e personalizza le regole per partite sempre diverse ed entusiasmanti. Non so perché c'è quella L finale. Ah no, è un punto esclamativo, pensavo fosse una L. Sì, un punto esclamativo. Per chi ce l'ha su Telegram, magari prossimamente, se ci prende tanto. Allora scegli tu, Andrea, che facciamo? C'è una cooperativa, dai. Voglio cooperare. C'è la campagna. Siamo versus TV. Ma c'è la campagna. Free roam? C'è la campagna, Andrea. Ma vuoi facile, normale, esperto o incubo? No, facciamo esperto, dai. È normale. Come ti invito? Come cazzo ti invito? Modifica, inizio partita, modifica le... Guardami, sono bellissimo. Come ti invito, Andrea? Non so come... Devi fare ESC e invita giocatori. No, ti invito direttamente da Steam. No, ESC invita giocatori. Perché devi invitarmi da Steam quando ce l'hai? ESC invita giocatori. Dai, ESC! Ah! Marco Giuda! Dove cazzo era scritto? Come... No, non è che c'era scritto, devi fare ESC, non ce l'aiuto da nessuna parte. T'ho copiato. Ah, perfetto, c'ho l'invito qua. C'è scritto giù, comunque. Dove, Andrea? Scritto giù, ESC menu. Oh, sono deficiente, ragazzi, non lo vedo. Apri inviti. Ma è scemo? Oh, non vedo dove cazzo devo cliccare. Parla. Apri inviti. Ma scusami, ma anziché rompermi i coglioni, Invitami da Steam, vai, fai come vuoi. E appunto, ma che cazzo? Non posso. Incredibile. Perché non posso? Allora devi dare give a friend code al tuo amico per farlo unire al devi dirmi il codice che c'hai sotto. Ancora. Copiato negli appunti. Me l'ha copiato negli appunti. In basso a destra c'hai un codice, dimmi quel codice. S6VYZ53.
Allora, 6VYZ53. 6VYZ53. Ma minchia devo fare? 6VYZ... Figa, Andrea. Allora, gioca... Te lo copio? Te lo invio? No, no, devo fare... Allora, devo fare lobby, trova partita, ok. Abbinamento, trova server, cooperativa. Ricarica lista server. Entro oggi, Andrea, poi vedi che il problema sono io. Ma mica devo metterlo quel codice, e io che cazzo ne so, Andrea. Ah, ecco, join a friend, ok, ridimmi il codice. 6, V, di veramente, Y, di non ci credo, Z, di verità, 5 e 3. Che corrispondono al numero 6. Entrando. Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Eccomi. No, tu non hai idea di cosa è successo nel mio schermo. Mi sta facendo un gesto strano il mio pupazzo, però. Ah, perché mi chiedeva l'accesso. Ma vaffanculo. Ah, il firewall di merda. The Brave Bug, sì, sei tu. The Brave Bug. Ma che stai facendo? Ma è bellissimo. Personalizza, visualizza mappa e inizia partita. Vaffanculo. Come 4 giocatori di difficoltà esperto, non sei fuori. Te l'ho chiesto, mi hai detto sì, hai acconsentito. Bello. La cameretta. Una stanza. C'è una lava lamp. Stanza da gamer. Eh sì. Guarda, su Steam, sulla pagina di Upper Charge. Geniale. Che bravi che sono, che bravi. Possiamo skippare l'intro se vogliamo. Fallo. No, ma voglio vedere, dai. Dai, guardiamo, guardiamo. È guardiamo. La storia. Ci hanno messo impegno. Red minaccia, che è il comunismo. Ma siamo noi questi? Ah, questo è il generale che abbiamo visto prima. Small Soldier, comunque. Ah, perché il bambino smette di giocare coi pupazzi e inizia a giocare coi videogiochi. È una storia vera. Che cazzo è Slobby? Che schifo. A Slobkin? E che è? Saltiamo. Non è importante la storia, ragazzi. Tanto quello è il cattivo, dobbiamo ucciderlo. C'è proprio una cosa, guarda. Vai, esci dalla scatola. Che cazzo, sei tu quello? No, c'è un altro. C'è un bot. Preparati per lo... The Brave Bug, sei incredibile. Ma sei dei colori fantastici. Allora, come si costruisce? Il tasto per costruire. F di costruisci, Andrea. Aspetta, che qua c'è già la batteria che mi sa che ci serve. Dove cazzo devo mettere? Sono capace. Vado a mettere la batteria nell'hypercharge. Ci sono. Ho tutto sotto controllo. Batteria inserita. Comando spaziale. Non ho soldi, però. Come non hai soldi? Non ho robe per costruire. Penso che qua dobbiamo fortificare in qualche modo. Io una torretta forse ce la metterei. Possiamo fare l'edara. L'edara? La bomba d'acqua o l'edara? Io non ho robe. Non ho chiavi inglesi per costruire. Non ho più soldi manco io. Ma questo sei tu? Sì, sono il rettile io. Ma quanti cazzo di aperture? Ma quanta roba c'è? Ma c'è un botto di roba qua. Vai. Non siamo pronti, secondo me. No, non siamo pronti, no. Stanno già sparando? Che cazzo succede? Oh. Da dove arrivano? Arrivo. Bastardi. Difendete il quartier generale. Questo corre. Sto ricaricando. Andrea, sono tanti. Flanco. Allora devi prendere più soldi possibili. Occhio. Ma stiamo già morendo, Andrea, ma che merda. Hai fatto difficile. Stanno buttando giù le difese. Stronzi. Questo sono, che cazzo è? Ma tu che cazzo vuoi? Ah! Non capisco, sono troppi. Come dovremmo fare? Bubba! Perché sta sparando dall'alto? Sei tu? No. È già tutto in merda? Oh, è partito! Ondata, okay, completata. Ondata completata, vai, costruiamo. Aspetta. Voglio fare un muro. Ma io una torretta... Scusami, Ma non posso fare nient'altro io. Qua cosa puoi... Ah, perché qua puoi costruire... Che figata, queste sono le costruzioni per la protezione. Qua faccio i muri. Io una bomba d'acqua la costruirei anche qua. Però non posso già più costruire un cazzo. Perfetto. Mi sto barricando brutalmente. Non so se guarda. Io sto ricostruendo le pareti qua. Almeno. Ok, mi sa che ho finito. Minchia, le Lego 75 costano. Andrea, che ti devo dire? Ma se noi incanaliamo i nemici in un punto, è più facile. Dobbiamo fare le termopili. Esatto. Non posso più costruire. Però perlomeno credo di aver dato.
C'è lo stesso suono che fa che ti di Zelda. Non so se hai sentito quando prendi sulle monete. Ormai, ormai la malattia sta diventando. Attenzione però, qua c'è un passaggio segreto. Trovato un potenziamento. Che è sta roba? Arrivando dall'alto. Come arrivando dall'alto? Li vedo. Questi sono forti. Che cazzo sono? Arrivano dall'impianto di aereazione. No! Distruggono le pareti. Bastardi. E niente, ma hanno già distrutto le mura in 5 secondi. Che schifo. L'hypercore sta subendo danni. Non ce la faremo quello mai, blu, quello blu. Quello blu sul letto. Ma questi esplodono. Minchia. Andrea, ma guarda che c'è un hypercore qua che va protetto. Sono da solo, eh. Dove sei? Con Red Mana, Manance. Tu sei Sir Human, veteran. Sono Sir Human, sì. Ti schifidol. Ma sono meravigliosi. Sono sul letto. Vai dentro il fortino. Ma dici che Andy se ne accorgerà se poi non mettiamo a posto la cameretta? È esploso, l'ho visto. Poi dicono che i videogiochi sono violenti. Io quando giocavo coi pupazzi mi immaginavo ste robe. Esatto, ero molto più violento io che i videogiochi. Però il tasto per l'attacco corpo a corpo lo devo cambiare perché mi fa schifo che sia V. Chi è il deficiente che ha scelto che il tasto è V? È V di corpo a corpo. Giustamente. Anzi no, è V di violenza. Sono finito non so dove. Attenzione ragazzi, ho il controllo. Ma si può costruire durante l'ondata? Sì, ok. Durante... No, non si può costruire. No, ci può costruire. Ho ciappato un altro potenziamento e non so che cazzo sia. Questo qua dovrebbe essere l'ultimo baluardo. Quindi dobbiamo prima potenziare di qua. Ma perché non state proteggendo sto pezzo dove palesemente continuano ad attaccarci? Scusami, eh. Vai, proteggilo tu. Eh certo, figurati, i soldi devo spendere io. Te pareva. Io sto barricando l'ultima fortezza. Ah, questo c'ha la fortezza più potente. Ma non vale. Ma non vale. Oh, una bomba d'acqua io la vorrei mettere qua. Ma io avrei sbloccato un'altra cosa e non so che cosa. Ma non ho fatto questo io. Vabbè, ho fatto io. Come l'hai fatto tu? Dove sei? Dietro di te. Allora le bombe d'acqua. Faccio le costruzioni, va. Fai il corridoio. No, faccio le costruzioni. Ha più senso fare le costruzioni. Il collo di bottiglia. Ma guarda cosa ho fatto qui. Vieni, guarda dove sono. Girati. Mi vedi? Dove? No. Ma che salto. Girati. Dietro di te. Ma cazzo. Ho fatto un fortino inespugnato. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Incredibile. Aspetta che c'è una monetina. La prendo. Oh, da sopra. Da dove sparano? I Blade. Merda. Non so dove cazzo sia volato. Ma dov'è? Dietro di te. Ah, questi fanno male a noi. Minchia, ma hanno sfondato già tutto i Blade. Sto per morire. Attento Andrea. Questi sono tosti. Non c'è futuro. Soldato, abbiamo bisogno di te. Ma non c'è futuro, ragazzi. No, sì, gli Blade sono veramente l'ultima. Sei sul letto, sono morto. Sul letto che non possono salire. Sei sul letto. Stato frullato. No, non è vero, ci sono sul letto. Sono stato frullato. Beh, giustamente i Blade facevano saltare pure le dita se li prendevi buoni. Sono troppi, Andrea. Come cazzo dovremmo fare? No, abbiamo perso. È stato un onore, soldati. Aspetta che mi infilo qua. Che vieni, loro non vieni, conta dove più sono cazzo. Io, vieni. Arrivo. 50. Aiuto. Poco di copertura, vai. Grazie. C'è brava gente là sotto che sta morendo per noi. Vedi che si può costruire anche mentre c'è l'ondata. Okay. Ma come mentre c'è l'ondata? Vai F. E ci ho provato, non me lo fa. Forse devi avere un'abilità particolare per farlo. Che cazzo? Oh, a me lo sta facendo. Ma io vorrei costruire la torretta di prima, ma non ce l'ho la possibilità. Posso fare solo facciamo, le bombe. Facciamo il collo di bottiglia. C'è un potenziamento per l'arma. Come cazzo ci arrivo? Prendi, ciapalo su. Che cazzo fai? Calcio. A posto. Posso mirare meglio. Ma questi sono altri giocatori, secondo te? No, sono bot, fidati. Sono bot? Sono bravissimi. Quando prendi le monete, veramente è la roba di... La roba di Zelda, comunque, il suono è quello. Penso vengano fuori... Viene fuori un frullato proteico. Eh beh, direi di sì. Eh beh. Prepararsi all'ondata, nessuno ha costruito niente.
pare giusto. Non ci sono soldi. Siamo fottuti. No, ancora. Da dove? Non li vedo. No, non li vedo. Bastardo. Vado. Sono morto. Figa, ho già sfondato la... Come cazzo bisogna... Ma è impossibile. Oh no. No, sono fortissimi. Andrea, E d'altronde abbiamo fatto modalità difficile. Mannaggia te. Ma chi è che ha messo ste spine qua? Fighissimo. Forse quel bot le ha messo. Ok, allora Andrea, facciamo una roba. Potrebbero essere altri giocatori. Secondo me sono altri giocatori, eh. Mi metto qua sul puff, bello comodo. Pensa poi la madre che picchierà il bambino. Sì, che dovrà rimettere a posto, capito? Traumatizziamo. Questo qua è un futuro serial killer, probabilmente. Oh mamma! I giocattoli si muovono! No! Fortify the life, soldier. Ma si può. Non c'è una granata. Hai una granata? C'è una pila lì. Eh? Dove? Là sopra. Indica. Arrivo. Vado, l'ho vista. Ecco, è quella blu là sopra. Ci sono. Un giocattolo. Potenziamento. Un giocattolo, un destino. Come faccio? Dove cazzo sono finito? Ah, c'è un altro potenziamento. Ma è incredibile. Nessuno l'ha preso però, vergognate. Di là, devo andare di là. Ce la posso fare. Passare dal letto. Non riesco a salire, Andrea. Ci sto provando, Dammi tempo. Oh Cristo. Dove sono gli altri? Ma sul letto sono. Vado. Vittoria. Abbiamo vinto. Non ci credo. Abbiamo vinto? Critical frag. Vabbè, solo il primo livello. Abbiamo fatto fatica al primo livello. Enter per allora, il prossimo. Quello rosso è morto, quello verde è morto. Abbiamo provato solo quello blu di nucleo. Che era quello sul arma letto. Preferita la carabina. Beh, perché quella c'ho. Nucleo preferito è quello verde. Crediti spesi 7,25, batterie inserite 1. Allora, il fraggatore è stato Life Guardian. Il più tempo appeso è stato Life Guardian. Il maestro dei pugni è stato Life Guardian. Il donatore di potenza è stato Odin. Il giocatore più gentile è nessuno. Più gentile. Peggiore precisione Life Guardian, più morti Andrea Cop TV. Perfetto. Ma Andrea, aspetta un attimo. Voglio un attimo uscire perché voglio provare un po' di robe. Voglio capire intanto com'è la... Bene, vai. Versus. Quindi torniamo all'ingresso un attimo. È uscito? Sì, ma se io personalizzassi il mio pupazzo, adesso che ho... Vediamo. No, vorrei più che altro capire... Arma, vedi? Vabbè, questo è soltanto l'estetica. Packaging, non serve un cazzo. Testa, le skin sono le abilità, no. E gli elementi sono le abilità. Ma posso fare solo ste cacate? Boh, magari ottieni più avanti. Ottieni un premio oro o migliore in numero 2, Ottieni un premio rubino migliore in giardino del male. Non sto capendo. Giardino del male? Non lo so. È quello il problema. È quello il problema. Come facciamo qua? Cosa dobbiamo fare, Andrea? Visualizza mappe, modifica regole. E se tipo vuoi fare... No, versus bisogna essere in tanti, secondo me. Sì. Due un po'. Ma se facciamo inizio partita, cosa ci fa fare? Però io metterei normale, perché esperto prendiamo gli schiavi. Ma è sempre la stessa, ma fanculo. No, perché sei uscito, sai, dovevi rifare lo stesso. Ma Cristo, no, aspetta. Ha proprio un livello a parte, sì. Quindi devo disconnetti, tornare al menu. Ok, però adesso devi ridirmi il codice. Allora, gioca. Facciamo normale, per Dio. Ci vado in diorama, c'è mappe. Ma se io volessi... Sono senza una gamba, perché? Vabbè. Ma scusa, modifica regole. Bot, giocatori qua. Ah sì, erano bot, Andrea. Erano bot. Esci. Allora devi dirmi il no, codice. No, ma aspetta, perché non voglio fare la. Come devi si chiama? Fare gioca e fare il tasto destro appena fai gioco. Fai gioca, fai tasto destro, torna indietro. Ah, ok. Minchia, ma che casino, però. Dobbiamo fare il versus. Vai, proviamo. Team Deathmatch. Posso comunque invitarti, però, no? Penso di sì, dimmi il codice sotto. Invita giocatore UPD93S. UPD93S. Entro oggi, Fatto. Sei? Eccoti. Ma siamo insieme? Chi è quell'altro? The Armed Veteran. E che ne so io? Mad Matt, chi è Mad Matt? Ma sti cazzi, andiamo! Meglio siamo, meglio è. Tanto ragazzi, il codice è per tutti, se c'avete il gioco. Quindi, se c'avete il gioco, volete entrare. Che sono blu. C'è un... Che cazzo è sta roba? Che diavolo è sta?
Impossibile raccogliere salute istantanea. Ah, è per la salute? Contro chi stiamo combattendo? Dove cazzo mi trovo? Che è sta roba? Hai raccolto 64% munizioni. Dove mi trovo? E questo? Ho trovato la railgun. Ma sei tu? Sì, sono quello blu io. Sei morto. No, non è vero, non sono morto, è un'altra persona allora. Come? È diventato un FPS arena a tutti gli effetti. Sì, non puoi nulla. Sono morto. Ucciso da Creepy Ant. Ma il versus implica questo? Semenano. Ma come faccio a combattere insieme a te? Cioè, per combattere niente. Con te. Niente, divisione delle squadre, tab. Tu sei nella rossa e io sono nella blu. Mr. Mantis, alle spalle! Fanno spawn kill. Un'arma! Mia! Ma prendi l'arma! Soldatini, l'ho capito adesso. Oh sì. Dov'è? Oh la madonna. Un'arma di merda ho preso, però pur sempre un'arma. Abbiamo due armi in sostanza, la carabina e la... Il beamer. No, e, il fucile. Sì, più o meno. Aspetta, dammi la vita. Non la posso prendere, perfetto. Altra arma, che cazzo fa sta cosa? Non lo sapremo mai. Oddio. Sì, è un FPS arena. Ah no, questo... Eh sì, è un FPS arena. È Quake. È un FPS arena, solo nel mondo è dei... È un po' lento per essere arena, però. E io non sono in grado negli FPS arena, ma ci proverò, promesso. Vado in territorio nemico, ma io non ho capito manco se sei mio alleato o no. No, siamo contro, tu sei nella rossa. E quello sei tu. Basta leggere il nome sopra per capire chi è. E che vuoi da me? Non ti vedo. Dove sei? Dove cazzo sei? Dov'è? Eccolo. Aveva lo scudo? Oddio! Che vuoi? Che cazzo vuoi? È morto. Ho ucciso, caro diario. Muori! 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 Ho ucciso di nuovo. Mi hai ucciso. Eri tu? E non lo so, Andrea. Io non riesco a leggere i nomi. Vabbè, tu uccidi. Io tu non uccidi. So, io so solo il suono che fai quando muori. Non so il... Non sai leggere? Comunque non è male questo. Oh mio... Sì. Figa sta roba, figa. Innata, grazie mille, Rotovalha. Ho trovato il cecchino. Sì, c'è il cecchino. Ma ragazzi, qualcuno di voi ce l'ha... Ah, eccolo qua il cecchino. Qualcuno di voi ragazzi ce l'ha sto giochino? Volete? Ma c'è pure... No, c'è pure il cardio rivelatore. Ma... Ah, ma è OP sta roba. Sono io che ti sto sparando. Come sei tu che mi stai sparando? Eh sì, se sei sopra lì col cecchino sono io. Bastardo. Vado a cecchi... Uuuh. Fermo! Ma che cazzo... Ah! Vaffanculo! OP. Potente. Sto uccidendo. Dai, è divertente. Ma è fatto benissimo, eh. È fatto veramente bene. È fatto meglio di Quake Legend. È fatto veramente bene. Carina l'arena. Sarebbe bello... Questo è un teletrasporto. Il mio mal di testa. Il mio mal di testa fa... Sì, perché già ce l'ho il mal di testa. Manca riflettere. Che cazzo vuoi? Io non ho ancora fatto una kill, probabilmente. Dai. No! Non ho munizioni! Aiuto! No! Lo uccido io! Bastardo! Sto tornando! Ma non salgo! Non sono capace! Ho fatto la doppia, signori! Ma che cazzo? Vaffanculo! Dimmi che eri tu! Sì, che ero io, mi sono lanciato all'indietro per non farmi colpire. Oh sì. Oh mamma. Ah, quindi ogni arma c'è il fucile. Cioè ogni arma ha il fucile da. Il fuoco secondario. Pompa, sì. Con la rotellina. Chi è che mi sta cecchinando? Qualcuno mi sta sparando da un'ora. No! No! Deputy Creepy Bird mi ha ucciso. No! Mad Matt mi ha ucciso. Un pronostico, ragazzi, se volete. Dopo, sì. Ah, come però dopo? C'è Dashin. C'è Dashin. No, perché pensavo di doverlo fare io. Ma questa che arma è? Quest'arma è bellissima. L'Eviscerator? Bene, buono.
Wow. Dov'è? Dove cazzo? È un'arma di merda, ecco che arma è. Mi fa schifo, mi fa. L'ho preso. Oh mio, ha lanciagranate! Sì. Aiuto! Muori, pezzo di... Ha lanciagranate quello stronzo. Sono lì. Io! Sono, non muoiono! Quick scope, no scope! È morto. Niente. Ho ucciso quello, ma ti ha salvato il compagno da allora. Sto sciogliendo la gente e ci sto prendendo gusto. Ma sono venuti sticoli sta cosa, queste cose. Ah, no, non la lo salute. So. Mi prendi le munizioni? Che cazzo fa? Dammi le munizioni. Non posso? Non posso. Dov'è? Dov'è che mi sparano? Dov'è? Dove cazzo stai, bastardo? Ce la sto facendo. Voglio il cecchino. Il cecchino mi... Il cecchino P. Cecchino è una figata. Eccolo lì, guarda, pezzo di fango, non l'ho preso. Ah, 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 ah! Bastardo? Sei tu? Non lo so. Che cavolo? Mi ha ammazzato. Non so come, ah, mi ha ucciso. Eri tu, eri tu. Sì, ma sto venendo a prenderti. Ma sì. Ah, sì. Che cazzo parli? Ah, sì. Sembra grounded sta mappa, che cazzo mi ricordavo. Eh sì, è grounded. Sto venendo a prenderti. Attenzione. Oh. Ah! E che cazzo? Aiuto! Via! Oh sì. Oh sì. Questa dovrebbe essere lanciagranate. E lanciamo una musica da canale YouTube comunque, no, interessante. Avete vinto voi. No, avete vinto voi. E vabbè, certo che abbiamo vinto noi, ragazzi. Matt che era un pro. Ma che cazzo vuoi che ho fatto una strage? Primo posto. Secondo posto. Primo posto, ma cosa vuoi? Il pro sono io. Vabbè ragazzi, dicevo, in un prossimo futuro, chi vuole comprare, chi ce l'ha già questo gioco, si possono fare delle cose interessanti con Telegram. Rifacela contro, dai, e faccio dai, è divertente, è divertente. Ma io voglio giocare con te però, non contro di te. Ma mi sa che sono automatico. C'è della ragnatela. Ma sto già giocando io, Andrea, non so tu. Anch'io, no, cioè io sono ancora nella blu. Tu mi sai di no. Ah, vedi, possiamo raccogliere l'arma giù da terra dagli altri. Cioè, è come ovvio che sia, in realtà. Ho fatto l'assist. Oh, ma questi mi oddio! E la madonna, mi ha ucciso. Ah, ti ho ucciso io. Ma hai ammazzato. Eri tu. Vediamo un po' quest'armezzuola. Non sono capace di volare, tu? Non riesco a volteggiare. C'è gente che si fa delle provate, ma non ci riesco. Ma quest'arma che cazzo fa? La railgun ho trovato. Che si chiama Bingham qua. Arrivo. La affieto. Aiutami. Muo. Sì. Mi ha dato la vita? Penso di sì. Mi sono incastrato. Ci sono, li sento, li percepisco. Sono caduto. Voglio carica. Volteggiare. Carica! Bastardo! Non ho più munizie. Che fa sta roba? La railgun. La railgun? Oh. Micchia come spara male. È una railgun fake in realtà. Ma che cazzo è sta roba? Fa cagare, scusami. Non voglio un'altra arma. Di Quake. Ci sono le lucine di Natale. Ma come cazzo spara? Ma datemi qualcos'altro. Ma che è sta roba? Ma è tutto sbagliato. Questa cosa fa? Oh. Credo di essermi... Sono morto. Sempre da Creepy Bird. Ma ammazza sempre lui. Vaffanculo. Allora, la modalità versus non è male, però... Ci sta, carina, carina. Devo essere sincero che anche l'altra modalità con le boss fight sarebbe figa. Con la ondate, cioè praticamente c'è la versione con gli amici, cooperativa. Sì. Ma qua se vai giù muori? Mi sa di sì. Sì, mi sono ammazzato per testare il gioco, ovviamente. Top, fucile da cecchino. E adesso si ragiona. Ah, guarda cosa abbiamo lì. Cioè, ma che cazzo è? Ma sentito?
uno ci sta stream snipperando. Ah, ma scusami, ma è allucinante. Ma che cazzo è? Ma Creepy Bird, mi hai rotto i coglioni, ma bannatelo. Attenzione. Parte la denuncia. Ma gli ho sparato due colpi da cecchino in testa e mi ha ammazzato. Quello là sopra da due ore non riesco a ucciderlo. Buonasera. La vita che sembrano due testicoli, cioè... Ma quello sei tu. Pezzo di... Quello sei tu. Vieni quello qua. Quello che stava volando ero io. Vieni... Vieni qua. Muori! No, mi ha ucciso lui. E prendi l'arma. Non posso prendere l'arma. E ti vengo a prendere di nuovo, cioè, cosa pensi? Cosa credi? Ma sei tu? Ma sei sempre tu? Non lo so, penso di sì. Ero appena nato, cazzo, manco il tempo. Oh sì. Oh, lancia granate dopo mezz'ora. No, lancia fiamme! No! Merda. Vabbè. Come cheat? State chiedendo di cheatare? Questo cos'è? Che arma è questa? Che cosa fa sta roba? Non vedo. Lancia fiamme! Sì, ma è una merda il lanciafiamme. È una merda? Un po'. Ma insomma! Li ho sciolti letteralmente di plastica, quindi... Muori! Li ho bruciati tutti! Ovviamente Twitch contestualizza dal punto di vista goliardico, ecco. In quella che è la finzione ludica, ecco. Brucia! Sì. Poi cos'altro come so fa volare quello lì? Nello stesso modo in cui muore. No, sei sopra di me! No, Madonna! Ma... Il lanciafiamme penso sia la mia arma, nel mentre sento la musica di Halo, non capisco. È vero, c'è la musica di Halo lì, allora non sono l'unico ad averlo pensato. Ah! Penso sia una cheat. Sono esploso. Io sono esploso. Niente, oh, io non riesco a bagnoppare. Qua ci bisogna essere dei pro qua. E Andrea ci sta. Non tutti sono nati col mitra in mano. In alcuni paesi però già in tenera età. Oh, la railgun. Standard issue, cosa vuol dire? Ho un errore standard. Errori standard. La railgun fa problemi, cagare il male. Standard. Io non sto è la passeggiando di Quake. Copritemi. Ma siamo risse. Ah, ma sei tu. Sì. Ma quante cioè, ma tu dimmi. Ma quanti colpi devo sparare? Ma sta veramente cittando. La vita. La vita, la vita. Dall'alto, chi è? No! È stato l'ultima kill, tra l'altro. Incredibile. Sono molto soddisfatto. Allora, ragazzi, da 1 a 5. Votazione a schermo, Andrea, si può fare? Adesso lo faccio. Quant'è? Com'è? Vi gusta? Vi garba? Ovviamente allora, sono gameplay veloci, non state a pensare. Gioco. Sempre primo posto, comunque. 1, 2, 3, 4. Ma è la squadra a primo posto, non tu. No, sono io al primo posto. No. Dino Pro Player. Ragazzi, c'è chi ci nasce. Scusate nel mentre enfatizzo. Sta vincendo 5, incredibile. Sta piacendo, piace, è carino, Costa soltanto 40 euro e sì, volendo costa 30 euro. Vabbè, ha vinto 5, 42%. Dove cazzo l'aggressivismo. Oh, mappa nuova. E non sembra blu, tra l'altro. No, fanculo, aiuto! Dov'è? Non lo so, sto uccidendo tutto. Come mi ha ucciso? Ma mi hai ammazzato tu, ma come? Ma stavi caricando! Tu Bari. Ho cambiato arma, ho switchato, perché se carichi... Bravissimo! Il fucile a pompa è già carico. Oh, cecchino. La vita, ho poca vita. E mi stanno bersagliando. Ma c'ho il jackpot, lo voglio anch'io. Ucciso da Sutter. Troppo bellino sto gioco. Mi fa piacere, ragazzi. Se volete poi lo giochiamo insieme, ovviamente.
Ma è una cazzatina che ho trovato sullo store, ma veramente. In realtà lo tenendo, tenendo d'occhio da un po' di anni. Sì, ma appunto, è da un po' che. Però. Boh, era lì. Nessuno no, se lo cacca. No, Gavi Foster m'ha ucciso. Eccolo già qua. Permesso. Ma perché muoio io innocente? Oh, sto sotterra ancora lì sta. Cos'è che hai scritto, Andrea? Asd dvd? Cosa cazzo hai scritto? Come asd dvd? Hai scritto un messaggio di testo per errore. Ah no, perché probabilmente nella foga. Eccolo lì il bastardo, guardalo. Sono nascosti io, là. Io c'ho il jackpot. Ti vedo. Vieni, vienimi a prendere. Cecchino, cecchino. Con il jackpot sono tridimensionalmente invincibile. Dov'è? Io me la sto un po' camperando, ragazzi, perché la strategia principale è quella. Non riesco a saltare. No, m'ha ucciso Pizzle. Pizzle m'ha ucciso. Che cazzo carichi? Perché sono fermo? Perché sono fermo? Perché sono bloccato? No! Pietà! Chi è che è morto? Ma porco d'inci, che non riesco cazzo a... è successo? Ancora! Niente, se terrorò continua a uccidermi. Oh, finalmente un'arma. Oh. Ma questo è un fucile da cecchino? Lancia granate. Oddio, è quello chi era? Oh, lancia granate. Dove sono sti stronzi? Ma qua sono coperto, sono protetto e coperto. Venite qua, pezzi di fango. Olè. Ce ne sono altri? Minchia, un mitra terraria. È tutto terraria, ragazzi, effettivamente. Ormai è tutto terraria, effettivamente. Mio. No, il Gatling, no. Ancora Sutter! Hai rotto i coglioni! Ma un cecchino? Dove sei? Dove sei? Sarebbe bello farsi la classe. Sono in giro, Andrea. Sono in giro. Non sono capace di sparare col cecchino, però mi piace. Mi è sempre affascinato. Quello che non so... Oddio! Sera! È morto, ma sta bene. Dov'è? Si riprenderà, ragazzi. Si riprende... Com'è possibile? Headshot? No. No. Oh, Gatling! Oh, oh. Non m'ha preso. Ah, ah. Non spara! Perché non spara? Ah, ho finito le munizioni? Oh, cazzo. E allora via da qui. Per raccogliere i piombini che trovi in giro. Lancia granate. Oh yes. Quel cazzo di Pizzle m'ha rotto. È lì che vita. C'è tra i battitori. Dov'è? No, è sotterraneo. Lo so che se sto morendo qua è per colpa sua. Arrivo. Non li vedo. È sparito. Ho visto un essere smaterializzarsi da mattina. Adesso mi metto a camperare anch'io sugli scaffali, porco Dio. Ma è l'unica sta mappa, Andrea, perché se scendi giù è un campo di battaglia. No, muori se scendi giù. Tra l'altro si perde vita buttandosi giù. Quindi fa attenzione. Cioè, oddio, no, perdi. Guarda quante armi giocattolo. Ma tu ti sei mai sentito un po' un balocco, Andrea? Eh sì. Salta, che c'è il nemico dall'altro lato. Alleluia. Questo STR è fortissimo. È sempre STR? STR. STR. Ma credo stia l'unica motivazione, ragazzi, è il fatto che stia cheatando. Ma io ora ho un lanciagranate. Non muore! Guarda! Dimmi che è STR. No, è Mr. Mantis. Mr. Mantis, grande. Qualcuno ha... Ha commentato. Oddio. Dimmi che ho vinto ancora. Incredibile. Ho vinto io. Guarda che sono di nuovo il numero uno. Sei terzo. Primo posto. È allucinante, ragazzi. È allucinante. Sempre primo posto. Ragazzi, che cazzo volete che vi dica? Purtroppo, effettivamente, ci sono quei giochi che ogni tanto provi e dici, cazzo, sono il migliore al mondo. E questo è uno di quelli. Che imbattuto. Incredibile. Incredibile. Però mi sta venendo il mal di testa, Andrea. Possiamo fermarci? Possiamo fermarci per qualcosa di... No, perché qua è una partita dietro l'altra. Ah, questo è il garage del papà. Sì, dai, esco. Disconnetti, sì.
Hai disconnesso a tutti perché eri lost. Questa è una cosa soddisfacente. Hai nominato la combo STR. Allora, io più che altro vorrei capire... Un minuto di pausa, come il VR. No, più che altro vorrei capire se cambiando il personaggio... perché Sir Human Veteran è... Vabbè, cambia nome. Sì, voglio cambiare nome, va, cambiamo nome. E cosa fa? Lo fa... The Human Veteran. Allora, The Bizarre... no, lo faccio allora, genera nome casuale, non riesco, mi mancano i neuroni. The Heroic Swordman, perfetto. The Racer, a me è venuto fuori. The Heroic Swordman. Testa è questa qui, sempre... Ma come si fanno a sbloccare queste? Sarebbe The Frigid carino. Racer. Ma per sbloccare queste robe qua come si fa, Andrea? Non lo so. Secondo me bisogna andare avanti con la storia. The Frigid Racer Guy. Mi piacerebbe. Comunque c'è lo schermo condiviso. È fighissima sta roba qui, Vai, cioè, si può giocare a schermo condiviso. Ma se facciamo giocatore singolo... No, giocatore singolo sono solo io. Joint friend trova partita. Host online versus cooperativa. Vorrei provare il free roam. Esplora il mondo. Prendi le strade migliori. Come prendi le strade migliori? Trova collezionabili segreti con i tuoi tempi. Padroneggia i salti. Earn platino or above or any level to unlock. La madonna, che è? Ma se io faccio campaign e faccio normale stavolta. Per normale, grazie, invitami. No, ti devi entrare da solo. VN3SHN. Aspetta. VN3, ridimmi. SHN. SHN. Grazie, Chaos, Roto Valhalla. The Frigid Racer è entrato. È qua che ti dice le cose. Ok, ma vediamo se c'è l'opzione. Perché il gioco è in italiano, ma mi spieghi perché? No, è mezzo in italiano e mezzo in inglese, come tutti gli accessi anticipati. Modifica le regole. No, vabbè, visualizza mappe. Abbiamo l'alba dei giocattoli. Ah, queste sono tutte le mappe che possiamo fare. Che sono poi quelle che ovviamente troveremo. Sì, quelle online. Qua siamo con 3 bot, Andrea, Va bene. Devo completare il livello. Con 2 bot. Ma l'altra volta l'abbiamo fatta. Scusami, l'altra volta siamo riusciti a finire. L'altra volta a difficile l'abbiamo finita. Però difendiamo meglio stavolta. Sì, anche più facile. Aspetta, però, non trovo le monete io. Qua. Standing. Guarda, come c'è? È un aglio questo. Un aglio. Vieni qua. Dietro il letto. Che cazzo dici? Ma costruisci le difese anziché cazzeggiare. Ma le difese le si possono costruire quando siamo in modalità PvP? Non lo so. Tipo diventa Fortnite dopo. Lì c'è il carrello. Cosa significa? C'è un carrello. Là possiamo potenziarci? Tipo un negozio. Ah. Questo è incredibile. Allora. Torre. Questo. Questo. Bene, non ho più soldi. Perfetto. Tu hai monete? No. Perfetto, abbiamo perso. Io sto fisso al rosso. Io voglio andare al verde, ma oh, monete. Ecco, tu occupati del verde, vai. Là dietro c'è l'aglio, vai in fondo. Che schifo, è vero. Te l'ho detto. Ma che schifo. Ma per quale cazzo di motivo? Ma che disgusto. Fe. Vabbè, mettiamo. No, che cazzo. No, fe. Vabbè, è andata. È andata come doveva andare, ragazzi. Preparati all'ondata, via. Si scioppa lì il carrello, quindi, ragazzuoli. Quindi... Tieni premuto per donare? Ah, posso dare soldi? Ok, tipo Black Ops con gli zombie. Puoi dare soldi agli altri giocatori. Qua, le termopili qua. Qua che il loro numero non conta un cazzo, guarda quanti sono. Alla testa. Niente russo, mi ricorda. Oppure se vuoi puoi colpirli sulle gambe. Gli azzoppi? Sì, gli azzoppi. C'è l'animazione, hanno fatto proprio l'animazione per ogni... per ogni punto in cui li colpisci. Ma fighissima sta roba. Poi dopo che qua creerei un collo di bottiglia qua, sinceramente. Come cazzo sono arrivati là sopra, scusami. Ok, quindi cosa dobbiamo potenziare? Verde o... qua. Allora, lì c'è intanto questo, che devo capire che cazzo è. E non ce l'ho fatta. E ti pareva che finiva così. Cos'è sta roba?
Hai raccolto 100. Va bene. Però io. Ah, mettiamo le mura. Al di là di 100. Guarda che bella sta cameretta. Il wifi. Giustamente. Qua abbiamo un pezzo di bistecche, dolci vari che servono per migliorare gli zuccheri, il glucosio che ti potenzia per durante le partite. Dov'è la pila? Il problema è che io ho veramente 3 cazzate in croce per proteggere. Ah, questo è lo slime per farli scivolare, che figata. Trappola collosa. Li rallenti probabilmente. Figo. Allora, aspetta che metto un'edera. Allora, qua bisogna proteggere. Qua è più o meno protetto, più o meno. Più o meno. Più che meno. Ah, ma la trappola collosa però colla pure noi. Ottimo. Ok. Direi che più o meno ci siamo. Posso mettere una bomba d'acqua dentro dentro le torri di Lego? No? Poi l'acqua ovunque, incredibile. L'acqua. Ma il fusibile, vogliamo parlarne? No, è una pila, non è un fusibile. Stanno arrivando. Io sto il rosso. Il fortino verde è abbastanza difeso. Vieni qua a fare le termopili con me, vieni. Ma non so se entrano da qui, Andrea. Life Guardian, non ti permettere mai più. Sì, arrivano. Donare 41 a The Frigis Red. Ma perché ti chiami The Frigis Red, scusami? Spara a quelli che esplodono, Andrea. I creeper qua. Che schifo. Ok, vai così. Vabbè, modalità normale è più normale. È stupido. Sì, effettivamente un po' esagerato. Cioè, la differenza è immonda. Cioè, non riescono neanche a passare il confine. Però ci sta. Sono morto. E poi non è che sono più resistenti, solo che era difficile, ce n'erano tipo il triplo. Beh, ma sai che erano, secondo me erano anche più resistenti, Andrea. Non lo so, perché alla fine con una sventagliata se ne va. Lo picchio. Allora, adesso quello blu che è quello più smarnito per ora. Sopra letto sono. Il maestro ha parlato. Ma mi prendi per il culo? Certo. Ok, se mi copri cambio i tasti. Vai. Perché veramente i tasti, ragazzi, mi danno fastidio, perdonatemi. Allora, controlli, eccoci qua. Visualizza modifica combinazione di tasti. Io per menare le mani col tasto V... Ecco, il corpo a corpo, vorrei se possibile cambiarlo. Hola. Almeno possiamo fare un po'. Ah, così si pinga, con Q. Almeno posso tirare i pugni con l'altro tasto. Con Q si pinga, capito? Ah, con Q si pinga? Yes. Beh, wow. Modalità costruzioni. Beh, tanto non ho soldi e non posso fare un cazzo. Spero che, appunto, andando avanti con la storia, possiamo sbloccare nuove abilità. Perché per adesso raccolgo soltanto crediti per costruire le solite 3 cagate. Francamente mi turba sta cosa. Fatto, io sto al blu, dai. È quello più scoperto, il blu. Io ho tirato sulle mura, il verde c'è. Il rosso è abbastanza a posto. E' buono. Che cazzo volete da me? Siamo pronti? Dai, l'ondata tra 3, 2... Arrivano i Beyblade adesso. I Beyblade? Penso di sì. Vai Blade. Da dove? Eccoli. Chi è che ha detto cazzo con quella voce da loquendo? Oh cazzo. Mi sento ma non li vedo. Aia. C'è un Beyblade dentro le mura. Fanno saltare i muri come burro i Beyblade. Ah, fanculo. Morite. Sto provando, ragazzi. Per Andy. Vorrei provarlo col VR sto gioco. Per Woody. Sì, vabbè, tu hai una fissa ormai. Ok. Che è sta roba? Ok. Oh cazzo, è questo? Il rosso! Ma anche il verde, che è rosso? Il vosso! Ma come cazzo parli, Andrea? Il vosso! C'è un problema! Vosso. È fatta! Ma è fatta un cazzo, è fatta! My bad! Cazzo è che parla? Vai, copri! Sto ricostruendo le mura! Sono inutili i mura contro i Beyblade! Vabbè, Andrea, ho capito, però meglio di niente!
Se sai che secondo me contro i Beyblade che cazzo cosa potrebbe servire? Lo slime che li ha rallentati abbastanza. Erano più facili da mirare. Metti lo slime, metti lo slime. Non ho lo slime. Chi è che ce l'ha allora? Non lo so. Che cazzo ne... che ne so io? Prova a guardare, ma... No, mi sa che è uno degli NPC. La ledera cos'è che fa, Andrea? Li rallenta, se non sbaglio. Oh no, gli fa danno. La pila. Come tipo delle spine. La pila la devo mettere nel portapila, giusto? Vai, vai. Geniale. L'ho cambiata. Cambia pila. Ma non ci sono nemici, quindi ho vinto. Sono tutti qua. Ho bisogno d'aiuto al blu. Sono già al blu, io sono al blu. Sono qua. Comunque si può cambiare arma? Gli aerei, io ci sono gli aerei. Come sono gli aerei? Che cazzo stai dicendo? Guarda in alto. Come si... Ma gli che figa! Bellissimo. È la fine. È stato un onore. È stato un onore combattere. Blade. Sul letto. Dette anche trottole. No, il verde. Bastardi. Casa mia. Andrea, vai al verde. Ok, arrivo. Faccio, sto dando man forte dall'alto. Accio io, vai. Vai, red, red, minaccia. Perfetto. Rosso, vai. Mi mancano le parole oggi. Sarà colpa del VR, probabilmente sì. Sono gli aerei. Che mi ha fritto il cervello. Mi piace perché quando spari i fucili fanno... Ma ti schiantano malissimo. Guarda. Eh beh, per forza sono... Come sono per aerei. Forza sono? Sono aerei. Andrei. Devo schiantare gli aerei. Ehi, per quello deve fare. Atterrano e poi scendono una certa. Che scendano, che debbano scendere intatti non lo dice nessuno. Qua i coglioni per recuperare la vita, perfetto. È vero che sono coglioni, cioè non c'è manco provando. Vittoria, oh. C'è un coglione. Oh. Bello, mi è piaciuto. Con gli aeroplanini, carino. Mappa numero 2 sbloccata, facile e normale. Ottieni un premio argento o migliore. Perché argento è scritto così? Che sembra che c'è un problema alla vista. O migliore in modalità facile o normale. Operazione corridoio. Vedi anche è stato il migliore. Abbiamo sbloccato anche l'operazione. Hai bloccato una nuova skin, minaccia rossa. Minaccia rossa anch'io, sì, fa un po' cacare. Lo slime. Bene, lo slime con quel pelo pubico che caratterizza effettivamente. Non so se state notando, ragazzi. Li abbiamo salvati tutti. Guardate lo slime col pelo pubico proprio messo lì, che ci sta. Più morti, minaccia rossa. Donatore di potenza, Odi. Ma perché doni la potenza, tu? D'altronde, che cazzo vuoi che ti dica? C'è chi ci ha portato. Vabbè, bestiacci, quindi questo era Hypercharge. Giochino che potremmo giocare insieme in cooperativa, secondo me. Ogni tanto ci potrebbe stare come giocata così cazzara. Io penso sia... Sì, adesso chiudiamo, cazzeggiamo. Ma che ragione? Sono già le 23, Andrea. Ma vai, come passa il tempo quando ci sa diverso? Io devo essere sincero, non è per niente male. Non è il costo, gioco dell'anno, il costo però non po', è per niente Il costo male. Appena l'ho visto era un po', ho detto, minchia, 30 euro. Adesso andiamo a spulciare un attimino Steam e vediamo. Ma che bella sta mappa con il cesso urinato. A me piacciono queste cose, ragazzi. Terra Hill. Che poi ci sono anche le storie, tutte dipinte a mano. Ma incredibile. C'è sto modo un po' cazzone di raccontare le storie, questa musichetta un po' così, che vabbè. No, non è 30 euro, ragazzi, è 16 euro, la metà, quasi. Costa 16 euro, beh, allora ci sta, dai. Vabbè, per 16 euro. Quello, il Dax, c'è il Dax, guarda. Minchia, ormai come negli Yacht Club. Allora, sto qua cosa? Aspetta, io capire solo questo cos'è. Niente, come non detto. Immagino che ci sono... Allora, io so che andando avanti con le storie, con la storia, ci sono proprio nemici diversi. Sì, assolutamente. C'è pure il Gundamone, il tirannosauro gigante. Sì, esatto, hanno messo robe fighe dentro, quindi volendo... Andiamo avanti con la storia, noi tranquillamente. Quindi ragazzi, volendo, io consiglierei di vedere anche le altre missioni. Anche con due di voi. Chi lo vuole comprare, vi ricordo che è sempre su Telegram, se volete giocare. La prossima volta, magari, settimana prossima, due di voi che lo comprano. E vogliono entrare in partita con noi, cooperativa, ci sta. Minchia, che cazzo state sparando, ragazzi? Complimenti. Sta 20 su Epic e 16 su Steam. Ok, quindi perché su Steam ci sono i saldi di primavera. Comprate. Oh, la batteria comunque. Non so se può servire, io la butto qui, me ne sbatto i coglioni. Ah, ma io sono uscito, tu sei ancora dentro. Ah, tu sei uscito? Allora. Hai detto chiudiamo, pensavo. Hai ragione.
Disconnetti. Non lo so, No, io ti sentivo parlare continuavi di a. batteria, ho detto cos'è, pazzo? Non capivo. Perché, insomma, alcune cose te le porti anche dopo il lavoro, te le porti a casa. La Eccoci qua. Complete Edition costa dentro le 34 euro, vabbè, ma La sempre. Complete Edition. La Complete Edition, che probabilmente vi dà tutte le skin sbloccate fin da Allora, subito. pagina negozio, vediamo un attimino. Uno sparatutto in prima persona cooperativo per 4 giocatori. Carino che si possa giocare anche a schermo condiviso, questa è la cosa figa, ragazzi. E costa. Vabbè, c'è la demo gratuita, 15 euro con lo sconto del 20% per la roba primaverile. Poi c'è tutto il pacchetto completo a 21,57 euro. Se no, a 26,97 c'è tutto il pacchetto con support pack, quindi i pupazzi di supporto, break my to spec, ti puoi fare il lupoide e altre Il minchiate, il lupoide. lupoide, e poi ci sono, vabbè, fixe e quant'altro che hanno fatto da poco, però. Comunque, vabbè, chi vuole, ragazzi, prossima volta Però io proviamo. a guardarne il trailer si può notare effettivamente che ci sono creature, cioè, peculiari, Sono tipo. i soldatini anche i soldatini canonici. C'è un po' di roba, c'è un po' di roba. Quindi secondo me ci sta, ragazzuoli. Secondo me ci sta. Non male, non male per niente. Complimenti agli sviluppatori perché da un'idea del cazzo hanno tirato fuori un gioco interessante che proprio. Non è un'idea del cazzo, è un'idea semplice. No, è giocare con i soldatini. Lo prendi e lo trasformi in un videogioco. Carino. Ci sta. Musica. Che Vai, vai. musica vuoi? Ho R&B. messo il jazz. Bravo. Mi dispiace. Quando tornerà Valheim? Ragazzi, perché devo veramente. Io non lo so, corre Vabbè, magari, dai, fortissimo magari contro. rispondi, magari appunto non lo sanno. Ma è Ragazzi, la Valheim terza. Ma tornerà ogni sera lo chiedete ogni cazzo d'estate, di sera. Joe d'estate. Elefante lo chiedi ogni cazzo di sera. Io ogni Non cazzo è di sera vero, ti è pure rispondo. vero. Porca troia, ti ho detto quando torna, torna. Ma non lo sappiamo. Faremo. D'estate, Faremo. ragazzi. Tanto la programmazione Maronna. è lì, se non lo vedete vuol dire che non c'è. La stessa edizione ce Torna, l'ho a Igor. Ma 34 euro, tu dino 27. Dove sbaglio? Com'è perché io? su Steam, ragazzi, ci sono i saldi. E lui dice che è da Steam che sta guardando. Non lo E so, io che cazzo ne so, ragazzi. sarai privilegiato. Possibile, possibile. Beh, fate conto che. No, non credo, però fate conto che io ho comprato un botto di giochi su Steam. Magari mi fa lo sconto. Non credo Non funzioni così. credo, non credo. Però. Boh, prova a refreshare, non lo so, mi sembra Prova a strano. refreshare. Adesso. Boh. Ma sta dicendo a me, cioè, che devo refreshare io così Sì. mi si alza il prezzo, Quindi eh? si alza il prezzo. Grazie, Mooncast, Root Valhalla. Un horror che si chiama Paratopic. Paratopic. Mi sembra un nome di un gioco per No, ma cellulare. sapete cosa ho scoperto? Che è uscito la demo di Luto. Mazza. È uscito la demo di Luto. Comunque Il domani giochino. dovrebbe esserci Resident Evil. Il giochino horror questo qua, ragazzuoli. Sì, domani c'è Resident Evil, quindi siateci, ovviamente. È uscita la demo di questo gioco horror qua che vi dicevo con il fantasma sotto il lenzuolo, non so se vi Fantasma ricordate. canonico. Che ci ispirava e che a me soprattutto francamente ispira, che secondo me può essere qualcosa di veramente inquietante. Ed è uscita la demo, quindi settimana prossima probabilmente porteremo anche questo. Io però voglio capire una roba, ma sto cazzo di Someday Your Return, che dobbiamo fare? Oh, a me piace come horror. Io lo porterei Ma il se posso problema è che stare abbiamo giovedì. Resident Evil che sicuramente porterà via un bel po' di tempo. Io non posso portare 10 horror insieme, ragazzi, Oh, sennò qua. ragazzi, dovrebbe esserci giovedì. Che poi in realtà non è un horror, ma è un thriller. Cioè, Più che quindi, altro è un quello che thriller. di horror non ha un cazzo. Beh, Chi non è l'è? brutto, secondo me. Grazie, Gabbiano. Gabibbo, Non è un scusami. brutto Pa, pa, gioco. pa, pa. C'è troppo la Alternare. ricerca Ragazzi, allora dell'horror, qual è il problema capito? di alternare? Che voi dite, vabbè, che cazzo ci vuole ad alternare? Potrei anche farlo, ma sono storie differenti e è un Sì, po' un ma è lui macello. il problema, ragazzi. È lui il problema. Non riesce a seguire due storie insieme. Assolutamente sì, sono due È lui il storie problema. differenti, con due Minchia, gameplay Resident Evil differenti. 4, che la storia la sapeva a memoria. Ho capito, ma non è la storia di coso, di Someday Your Return, scusami, è un'altra roba, cioè completamente un'altra roba, non è un God of War narrativo. esce, ragazzi. God of War esce. Cioè, Dai, un'altra domanda. son due cose diverse, cioè, voglio dire, quindi. Chiedi Evil Nun, che non l'avete ancora chiesto stasera. Vai, date. Avevo capito Manuto, anch'io. Per gli ultimi due video di God of War è l'ultimo video che deve uscire ed è Ragnarok parte 2. Che si è sminchiato. Guarda, ti faccio vedere. Siete pronti? Adesso. Vuoi farlo vedere in live, Sì, io dai. vi faccio Mi vedere. dispiace. Aspetta, perché devo togliere l'audio. Vi faccio vedere.
Che cazzo è successo alla registrazione? Vabbè, spiega perché. Perché prima allora, il PC si era fottuto in quel periodo lì. Prima di cambiare prima il di computer. Cambiare allora, io avevo... Guarda, vi faccio vedere. Questa qui è la schermata. Intanto, guarda, incredibile sorriso alla Bocelli, come potete apprezzare. Guarda, allora, te. Allora, qua, come potete vedere, io non ho, non so per quale motivo, il green screen. Il green screen me l'ha completamente tolto. È vero, mi stavo chiedendo, ma cosa c'è di diverso? Non e, qua, e qua già partiamo male, ok? Poi, e questo è andato. Poi, allora... Uno dice, beh, sti cazzi, puoi anche sì, era cioè, non computer era un... che era, non il computer, la scheda video che no, scheda non so che cazzo ho combinato, non ho, sì, una blind run a tutti gli effetti, effettivamente gioco ad occhi chiusi, ragazzi. Poi qual è il problema? Che di per sé, guardate, state vedendo il bitrate con la quale ha registrato il gioco. Guarda i prismi, guarda. Guarda che roba! Per quale perché cazzo di motivo? Quindi le cazzine si salvano bene o male, cioè, ma che roba? Guarda che schifo, ragazzi, come cazzo fa? Io non so cosa devo... Questo è l'ultimo cazzo di video e non so per quale motivo me l'ha registrato così. Io gli ho detto di fare come soluzione, che poi non è una soluzione, di mettere un disclaimer, ragazzi, si è fottuto il PC. Io non so cosa fare, quindi praticamente così, ragazzi, io quello che farò, ragazzi, probabilmente sarà tagliare le parti di gameplay, lasciarmi soltanto le cutscene, che purtroppo graficamente sono quello che sono, però è l'unica soluzione che ho. E non posso, non ho altro modo. Il computer, cioè, guarda che roba. Poi quella scena lì è iconica, cazzo, Yorguma. Qui la battaglia contro Thor, vabbè, tralasciando la città di sto gioco. Ma che spoiler, figa, ormai... non vi faccio vedere altro, sì, vabbè, per non cadere nello spoiler, però ragazzi, cioè, Lucina, madonna, poi... Vabbè. Cioè, a me dispiace, anche perché qui, ovviamente, le battaglie, le boss fight in God of War sono anche cinematografiche, quindi in realtà sono anche delle cazzine. Anche a loro volta sono anche delle cazzine, quindi... Solo che non so che cosa devo fare con questo video, perché purtroppo... O lo metti tutto con tutte le sue magagne e la gente si accontenta, ma lo si spiega con un disclaimer all'inizio. Ma la gente si accontenta, la gente vomita. Ovviamente la gente che romperà il cazzo, io quindi non lo so. No, quindi quello per voi che state guardando la serie, ragazzi, perdonatemi. Io non posso farci un cazzo, cioè, vi giuro, io ho provato in tutti i modi a recuperarlo sto video qua, ma purtroppo anche a cambiare bitrate, a provare a farlo ridigerire da Premiere, ragazzi, non cambia ma nulla. No, ma che se non serve, non posso cambiare bitrate, Andrea, perché me l'ha come cazzo si dice, registrato così. No, ragazzi, non dite, io mi accontento, perché è impossibile. Ma noi parliamo anche a nome di tutti, comunque. Tu hai detto, la gente si accontenta. Lui scrive, io mi accontento, e tu dici, non dire ti accontenti. Ma che cazzo vuoi dalla gente, tu? Ve lo fate andare bene, nel senso che no, alla fine non va bene. Però io mi pento anche nei panni di chi magari non vede le live, non ha visto i suoi discorsi, dice, ma che cazzo è sto video? E purtroppo quella gente comunque c'è. Ragazzuoli, allora adesso cerco di capire un attimo cosa posso fare con l'ultima puntata di God of War. Tanto è l'ultima puntata di God of War, o meglio l'ultima puntata l'ultima puntata della campagna di God of War, perché poi devo comunque platinarlo insieme a voi. Quindi per adesso cerco di sistemare, magari questa settimana non esce il video, vedo un attimo cosa posso combinare, settimana prossima lo faccio uscire, tanto comunque, appunto, ripeto, è l'ultima puntata e poi la campagna principale è conclusa, e abbiate pazienza, vi chiedo scusa. Per chi invece vuole sta aspettando le nuove serie su YouTube, ad esempio domani alle 10:30 escono 4, e dico 4 puntate su Minecraft, la serie di Minecraft, praticamente 4. Ve le rilasciamo tipo stagione di Netflix. Avete presente? Quindi domani, se volete, ve le guardate tutte e 4 di fila, durano mezz'oretta. Sono 2 ore in tutto. Sono 2 ore di video divisi in 4 video. E ve li guardate, se vi va. Ci fate sapere un po' com'è. Ci date una mano, anche perché noi sono 15 anni che non tocchiamo Minecraft ed è stato un errore ricominciarlo. E buona, quindi su YouTube adesso faremo queste piccole serie qua ogni tanto. Vediamo un attimino come va. Ve la guardate, ve la godete. Potete spezzettarvela come volete, potete proprio degustare i video come volete, perché appunto ne abbiamo già caricati 4 di fila e niente. Ovviamente però attenzione, Minecraft, non giochiamo a Minecraft, no, è una mod su Maze Runner, quindi sul film, sul romanzo Maze Runner, alla quale hanno ispirato il film, alla quale hanno ispirato questa mod che si chiama Giant Maze, e trovate in descrizione anche il link per poter prendere la mod se vi interessa giocarlo con qualcuno. $8 per la versione Bedrock, che è in siciliano. C'è anche per Java, c'è per tutto. No, non c'è per Java,
costava, c'è soltanto... No, quella, quella a pagamento c'era sia per Java che per Bedrock. Va bene, la trovate anche per Java a sto punto e quindi, insomma, funziona così. Volete vedere l'Oculus? Mi sono stato iscrivendo. È buona. No, abbiamo soltanto abbiamo due canali, CopTV Live e CopTV Plus. Questo su CopTV Live saranno. I gameplay, ragazzi, videogioco è solo su CopTV Live. Il resto è su CopTV Plus, quindi le recensioni, i nostri pareri su qualche serie, se facciamo dei vlog, reaction. Le reaction, tutto, lo trovate tutto su CopTV Plus, quindi ecco perché magari vi consigliamo sempre di iscrivervi a entrambi i canali, così potete avere il meglio di tutto quanto, e buonanotte. Abbiamo suddiviso apposta, così non rompiamo i coglioni chi vuole solo gameplay e non rompiamo il cazzo chi vuole soltanto pareri. Sì, sì, soprattutto sul canale principale. Comunque posso chiederti una cosa? Certo. Un confronto visivo. Vogliamo confrontare visivamente il PlayStation VR2 e il MetaQuest? Tu tiri fuori il VR2, io tiro fuori il MetaQuest. Non ci voglio perché è al di là. È al di come là. È al di là? Ma come è al di là? È al di là della stanza, Andrea. Il VR2 l'ho fatto vedere l'altro giorno. Non me lo farti. Fammi vedere tu il tuo Quest. Questo pratico cuscino. Ma è microscopico. Questo pratico cuscino. Solo la custodia. Non dico quanto è costato. Ah, perché hai comprato la custodia? Ho comprato tutto, era lì già che c'ero. L'unica cosa che mi manca è il cavo Elite, perché finalmente quello sta cadendo il VR. Quello stock fa strappa un po' i capelli, perché poi io ho la testa da xenomorfo e non mi entra completamente. Gustavo, ho letto il tuo commento, probabilmente farò così. Però ci vede. Ovviamente metterò un disclaimer, comunque sì. L'idea di base è quella. È caduto Ryuk, vabbè, dopo lo raccolgo. Mettilo fuori. In faccia. Adesso lo tiro fuori. Il VR, ovviamente. È caduto Ryuk per colpa di Kermit, che è caduto definitivamente. Mi fai vedere i pad? Allora, i pad sono. Aspetta, uguali. Mi fai vedere prima il VR. Scusami, il visore. Aspetta, devo tirarlo su che è incastratissimo. Anzi, no, fammi vedere prima i pedini, va. Ma io non ti ascolto perché. Per favore. Aspetta un attimo. Che ho difficoltà, ecco. Guarda. È minuscolo in confronto al tuo, almeno ad occhio. Sì, è molto più piccolo. No, ma il VR per PlayStation, ragazzi, è enorme. Cioè, più grande del degli occhiali che non c'è il silicone. Guarda, è enorme quello affare. Però cioè, ti muovi veramente come una persona che cazzo, aiuto! È uscita dalla placenta ieri. Ma come cazzo si fa? È quelle merde di cuffie che hanno la tolleranza. Ma quanto dobbiamo essere tolleranti noi a vedere te che fai, ti muovi così, cazzo. Beh, però è incredibile, ragazzi, ma che roba. Ma io gli occhiali da sole li voglio così. Vedo uno spiraglio dal naso. Che stai facendo, Andrea? Sto guardando. Ma cosa spento, devi guardare? È spento, non c'è la telecamera. Allora, sì, quello è il maestro senza occhiali, ragazzi. Senza capelli, scusate. Anche. Comunque, vedi che in confronto è minuscolo, ragazzi... Il punto di forza di questo è che funziona senza PC. Potete comprarvelo anche se non avete un PC da gaming. Perché adesso potrei accenderlo. Comunque, Andrea, scusami. Fa ridere che quando io e te ci togliamo gli occhiali, proprio siamo ciechi. Puntiamo. C'è un talpe. Guardiamo il nulla cosmico. Sì, non capisco che cazzo c'ho in mano. Che bello. E guardiamo il niente. È bellissimo. Questo sudore qua. Parliamo al muro. Comunque, ci sta, ragazzi. È in sconto, tra l'altro, su Amazon, approfittatene. Grazie Gadin, grazie Mr. Sodo. Mister Sodo. Oggi ovviamente ho provato quello che dovevo. Grazie per la compagnia. E Andrea, ma a quando la creatina per i capelli? A mai, perché sono stronzate, sono truffe. Mi piace il ciuffo di viso. Ma... Mi sembra il pelo del ratto, guarda. Sì, un gatto. Uguale, quando mi guardo allo specchio. Riesci a guardarti lì, minchia, incredibile. Sì, non so come, ma ci riesco. Andre, come si vedono i porno? La domanda. Allora, non ho il Pornhub VR, non l'ho ancora provato. Ho provato Custom Made, ho fatto ballare la mia maid per me. Ho tastato per sentire le vibrazioni. Quando tasti i capelli e le tette cambia la vibrazione. Capelli, per un attimo abbiamo... No, perché allora, è un eroghe. È un eroghe. Che vuol dire? Ragazzi, era lì, che cazzo fai? Non lo provi? L'ho provato. Mentre toccavo la mia maid, quando tocchi i capelli, si sente che stai tenendo qualcosa di estremamente leggero come i capelli. Grazie alle vibrazioni del pad. Mentre invece tocchi altro, che possono essere il seno, la mano, oppure un bicchiere di vino per brindare con la tua waifu, cambia il peso, quindi ci sta, è adattivo. Ma in che senso cambia il peso? La vibrazione dei tasti è più marcata, quindi senti
una resistenza più forte, quindi è come se avessi un oggetto più pesante in mano, è tutto farlocco. Ma, vibra? Ma cosa vibra? Dai, il pad, qua. Ah, ok. Questo orifizio qua. Ho capito, ma come fai a sentire il peso? Tu senti già il peso. È difficile da spiegare, praticamente ti fanno... è una roba sensoriale che è come se... cambia da oggetto a oggetto, più è leggero l'oggetto, più senti la vibrazione. No, perché il PlayStation VR ha il feedback, il feedback aptico ai pedini. Ma anche come questo. Come sì, ma non sarà la stessa roba, Andrea. No, è diverso, non è come quello del DualSense, ma è più o meno il... Quanto costa il tuo? Eh? Quanto è costato il tuo? Non mi ricordo, devo andare a vedere su Amazon. Ottimo. Ma in totale quanto hai speso? Ho speso 650, perché ho preso pure il cavo che costa 100 euro, questo cavo qui. Solo il cavo costa 100 euro, quel cavo per attaccare al PC. Mica, non costa un cazzo in confronto a PlayStation VR 2. Perché PlayStation VR costa 600 euro solo il PlayStation VR. La custodia che costa 60? Allora, quindi la custodia potevi anche evitartela, perché c'è già la scatola di plastica, di cartone. No, vabbè, ma queste cose mi fanno incazzare come una iena. Dai, tanto... ve lo metto lì, Ryuk. Allora, io ho speso 600 euro solo per il visore con annesso dentro il gioco che tutti, di cui tutti parlano, Hogwarts Legacy. Sì. No, scusatemi. Sì, ti sento. Coso lì, come cazzo si chiama? Horizon Call of the Mountain, che ancora non ho provato. Ho giocato a un gioco solo, sono stato male, come giusto che sia, con la realtà virtuale stai sempre male, sono stato male, appunto, come giusto che sia, come da avvertenze sono stato male. La Vale ha giocato a, come si chiama, Blood Rush, lì, vabbè, quel gioco dove praticamente spari, sì, ha urlato come una pazza, e niente, hanno chiamato la polizia. No, non era la prima volta che provava il VR, però era la prima volta che provavo un gioco horror col VR. E niente. Hermit dorme, è svenuto. Stanno usando il buco del culo di Squirtle. Che cazzo stai dicendo, Andrea? Guarda che ah, boh, vabbè. E quindi insomma è andata così. Però vabbè. Giocate Super Hot, è un horror psicologico. Super Hot non è horror. Super Hot è un gioco bellissimo. Quello mi sento triplo, Andrea. Rossi. Mettiti le cuffie nelle orecchie, che fastidio. Quello degli omini rossi, ce l'ho anche quello, perché te lo danno gratis col meta questo, tipo il plus. Quello che io voglio fare con te non è tanto capire qual è la periferica migliore, perché lì sti cazzi, ma capire qual è dov'è che si possono trovare più giochi. Ovviamente questa ne ha di più, per carità. Vabbè, perché puoi attaccarti a Steam. Esatto, però voglio capire esattamente dov'è che si trovano i giochi di miglior qualità. Già che c'è Half-Life Alyx, è già per forza superiore, perché ragazzi... Effettivamente potrei giocarmi Half-Life. Io non so che cazzo stai aspettando, che è il gioco definitivo. Ho speso 40 euro per Bongo. Però vabbè, insomma, comunque, però. Però in ogni caso, più che altro, non la periferica migliore. Io ho preso il MetaQuest perché sono anche interessato al concetto di ecosistema, perché il PlayStation VR 2 serve solo a quello, a videogiocare. Il MetaQuest, che è lì, serve anche per fare altro. Potete anche disegnarci, farci dei progetti di architettura col MetaQuest, forse anche col PlayStation VR, non lo so. E beh, c'è Dream. Ma Dream è diverso, è più un paint 3D. Puoi anche giocare i giochi fatti dagli altri giocatori. Dream, se fossi in te lo proverei. Sì, infatti Dream sicuramente lo compro, lo provo. Io grazie, però ragazzi, Uncle, per il ride, ho un problema, grazie Uncle. Io ho un problema per questa, ragazzi, io ho veramente un problema con motion sickness, non ce la faccio. Ero lì sul carrello con le pistole. No, non è abitudine, Andrea, è proprio che mi si scolla il cervello dal cranio. Sento questa sensazione di scollamento, cioè il mio corpo va avanti visivamente con gli occhi, ma io sono fermo, quindi il mio cervello impazzisce, cioè è questo il motion sickness alla fine, perché tu ti muovi in avanti, ma tu sei fermo. Il mal d'auto al contrario. È un mal d'auto al contrario. Cioè, non riesco a controllare questa sensazione. L'unico modo sarebbe aumentare al massimo la risoluzione. Però lì dipende dal gioco. Anche se il PlayStation VR 2 ha fino a 2K di per occhio, quindi in realtà non è male. Però bisognerebbe vedere molto la regolazione del cazzo di l'aceto. Perché se te lo metti troppo aderente, ma la regolazione del cazzo sicuramente è quello che abbiamo staccato. Te lo devi mettere un po' staccato. Sì, io ho regolato tutto.
non perfettamente, ho regalato tutto. Altro problema del VR2 è tu nell'Oculus immagino che avrai l'asola per inserire il naso, che non ti dà fastidio. E no, io c'ho... No, stavo pensando... parlo con muro, è incredibile. Io nel pacchetto completo c'avevo la roba, il distanziatore per gli occhiali, che devi mettere sotto il silicone, e nel silicone c'hai la roba qua nel naso morbido, che non dà fastidio, quindi riesci invece anche a respirare. PlayStation VR, col cazzo! Ah, non respiri. No, il naso è fuori ovviamente, però hai... veramente due membrane sottilissime di un millimetro di silicone qua. Fa male. Aspetta, no, ti spiego, perché il VR pesa tanto, no? Immaginatevi di avere la davanti sta affare. No, è quindi gigante, ho visto ti pesa sul naso. Quello che dovresti fare tu è tirarlo poi indietro. Cioè, se questo è il VR, incredibile! Sono ciclope degli X-Men. Bellissimo. Allora, aspetta, fermi. Questo qua è il VR, ok? Fanculo, mi non ce la puoi fare, solo questo. Sembri uno di quei cretini in Cyberpunk che camminava per le strade con la... Aspetta, allora, questo qua è il VR. Allora, il modo migliore per far sì che non ti pesi sul naso è che tu devi tirarlo indietro di qua, da dietro. Deve tenerti le orecchie, devono farti... Sì, fa una sorta di contrappeso e ti tira su un po' capelli, il VR. Quindi mi sa che è anche quello. A parte che a me scivola, ma ti fa una sorta di contrappeso e ti tira su il VR. E quindi non ti pesa sul naso, solo che dopo un po' si smolla e ti finisce sopra e lo senti. Prova a stringerlo dietro. Però ma non so che cazzo fare, ragazzi, più di così C'è un'altra cosa. Allora, il PlayStation VR2 non so se puoi farlo, ma un'altra cosa bella del MetaQuest è che è modulare. Tu puoi comprare anche roba non originale fatta da terze parti e cambiare gli accessori. C'è il cinturino Elite, che praticamente ti metti la batteria litio qua sul cervelletto, perché l'unico difetto del Meta questa è che ha un'autonomia, ragazzi, se ci giocate, che vi dura manco un'ora, perché è senza fili. Quindi se vi giocate un gioco pompato tipo Blade & Sorcery in 40 minuti l'avete scaricato. C'è l'accetto che vi mette la batteria a litio dietro. Io immagino se quella batteria a litio sfiamma, diventa Sword Art Online, ti shot. ma hanno fatto... Guarda che hanno fatto... È modulare, Hanno fatto un visore dove se muori nel gioco ti ammazza. Cioè, sì, ma messo dentro le cariche esplosive. Era una roba, un mezzo troll, era tanto per... No, questo qua ha costruito un visore che ovviamente non ha indossato e non ha fatto provare nessuno. Dove se crepi però nel gioco, questo scoppia. Ti fa scoppiare il cervello. Show. Cristo santo. E da qui il remake, ragazzi, a breve di Show l'Enigmista. Comunque a me piace la realtà virtuale, era da anni che volevo provarla. Oppure ho provato Desktop VR, che mi sono messo nel mio ufficio, in Giappone, col Monte Fuji. E intanto rispondevo vi scrivevo su Telegram. Stamattina stavo scrivendo col VR su Telegram. È molto bello, è stato. Il concetto del metaverso lo vedo come una parte di futuro, potrebbe essere una parte di futuro, il fatto che si vive una seconda vita nel metaverso. Ah, ma l'hanno comprato all'asta quel VR lì, per un botto di milioni. Ma che è il pirla che comprava? Vabbè, ci sta. Il creatore ha paura di provarlo, perché inventarlo allora? Non lo so. Ma ragazzi, è ovvio che ha paura di provarlo, ma cioè... T'ammazza. L'ha inventato solo per far vedere che si può fare. Poi... quindi esatto, non mi fiderei a comprarli questi nuovi VR. Flynnrin, grazie mille, bestiaccia. Allora dai, ragazzuoli, la chiudiamo qua. Domani siateci, che si continua Resident Evil 4 Remake, la Residenza Malvagia 4, il rifacimento. Adesso passeremo alla zona... Dillo in spagnolo, Residenza Malvagia. Residenza malvagia, non lo so, chi se ne frega. Domani siateci, mi raccomando, passeremo appunto al rifacimento della zona notte e niente, si continua, quindi non vedo l'ora, francamente mi sta piacendo tantissimo il remake come era quello del 2. E niente, ragazzuoli, spero vi siate divertiti con Hypercharge, abbiamo fatto conoscere un giochino nuovo, non sarà stata una serata entusiasmante, però intanto trailer di Zelda spettacolare. Poi gameplay altrettanto carino di Hypercharge. Spero che possiate magari comprarlo, così lo giochiamo insieme ogni tanto. E buona. Basta, ragazzuoli. Fate bravi, fate buoni. Spero vi siete divertiti. Noi ci vediamo domani. Vi lovo. Mi raccomando, state attenti a show. Esatto. L'Enigmista. Non si sa mai. Buonanotte, bestiace. Buonanotte. Ciao.